Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, bentornati. Allora, siamo ancora su Genesis, o meglio, siamo tornati su Genesis perché sono venuto, come ho detto nell'ultimo episodio, venuto a fare il replicatore tech. L'ho fatto, è stata una menata trovare l'elemento, perché non riuscivo mai a essere online durante il momento in cui c'era nello spazio l'elemento, e adesso però ci sono riuscito. Ho una tonnellata di elemento che non posso trasferire, dovrò fare un casino infernale. Praticamente devo aspettare che arrivino le rocce spaziali con la polvere d'elemento, così da poter trasferire quella, o fare una farm di polvere d'elemento su Ragnarok, o trasferirmi direttamente qui. In ogni caso non potrei portarmi la polvere d'elemento in giro e voglio comunque affrontare anche gli altri boss, non solo qua, perché con la connessione internet che ho fa schifo fare le missioni, ma non siamo qui per questo oggi, siamo qui per... Porca la miseria! Comunque mi sa che l'avete capita. Questo... Una femmina di Astrodelphis di livello 168. Che per fortuna ce n'è un bel po' di Astrodelphis. Sono tutti di livello da schifo, però. Allora, delfini spaziali. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Questi qui sono appena spawnati. Un 162. Ok, fammi un attimo vedere. Maschio e femmina, buona sapersi. Allora, dicevo, come si domano? Bisogna dargli da mangiare l'elemento. Per adesso sono una doma passiva. Gli dai da mangiare l'elemento, gli fai le coccole e poi li piloti come fossero dei caccia. Sono molto, molto, molto carini e sono incredibilmente veloci. Sono riuscito a farti? No, perché poi vogliono giocare. Affari maledetti. Ok, orca vacca. Aia! Ok, fammi spostare un secondo. Mamma! Han deciso che sono incazzati. Perché? Ok, mo ad a a Ha deciso che non lo è più. Però. Però non gli ho fatto male. Cioè, non l'ho attaccato. Ok, qui c'è qualcosa che non va. Tu che livello sei? 30. Ok, facciamo un attimo di test su questo qua, che è solo la teoria per domare questi affari qui. Ok, piantala di inseguirmi, però non sulla pratica sono un po' una lacuna. Ok. Vediamo un attimo di capire. No.
Orca la miseria. Quale cavolo è il problema? È isolato dal suo branco, quindi dubito che sia quello il problema. Che abbia... Dubito che possa... Mio Dio, quanto male che ha fatto. Che il problema fosse il fatto che ha degli altri... degli altri affari vicini. Buongiorno a tutti! Poi vediamo un attimo. Ok, proviamo con un altro ancora. Questo. Perché bisogna coccolarli un po' e poi mangiano elemento. Ecco. Ok, ha fatto zero danni, quindi è perché vuole le coccole. Sono riuscito a coccolarlo? Aia. Oh, l'ho coccolata. Oh, sì. Mi compare già sul... No. Ok, è questa qua. Male che... Sì, sembra starsi avvicinando. Sì. Ecco. Ok, semplicemente ha bisogno di essere convinta, diciamo. No, non è proprio una cosa così elementale. Ok. Coccola 1. Bisogna aspettare un attimo. Coccola 2. E poi ecco, infatti, la quantità di elemento che vogliono aumenta. 1, 3, 5, 10. Ma è anche vero che aumenta la quantità di elementi di percentuale di doma. Quindi se uno dà un 5%, 3 danno 15, infatti è a 18. Ok, perfetto. Un'altra coccola. Vediamo un po' se adesso dove si... 5 elementi. Aia! Orca vacca! Ok. Ce l'ha con me. Ce l'ha tantissimo con me. Porca vacca. Dai, ti prego, esci dalla distanza di ok. Non è più nella distanza di rendering. Oh, meno male. E quel delfino è andato. Sì, infatti non... Orca vacca! No. Stammi lontano, stammi lontano. Ecco, bravo. Vai a mangiarti gli altri delfini. Orca vacca, che spavento.
Ok, sì, c'è il... Mio Dio, c'è il pericolo di incrociarsi con questi affari. Con i Void Worm. Quando sei in giro a fare questo tipo di dome. E sono pericolosi. Mio Dio, che spavento. Ok, visto che quella sorpresa è stata risolta, sembra. Vediamo un po' se riesco a... Visto che adesso ho capito come funziona, vediamo un po' se riesco a trovare un Astrodelphis di livello buono. 66. Ah, ah, ecco, proprio te. Sono tornato al punto di partenza. Vediamo un po' se stavolta ci riesco. Perché con quello là ci stavo riuscendo. Mo' voglio provare. Ah. Qualcosa mi fa pensare che debbano essere da soli per essere addomesticabili. Quindi a sto punto, visto tanto dobbiamo andare delfino per delfino, torniamo da quello che sapevo che era da solo. Ok, non mi ricordavo, barra non sapevo che dovessero essere isolati. Per questo non mi sono portato delle armi. Né niente di simile. Ecco qua. Coccola, coccola. Adesso se funziona ancora come prima dovresti volere 10 elemento. No, vuoi una terza coccola. E 10 elemento. Ah, infatti, 10 elemento, doma 46%. Ok. Questa è una buona cosa. Ok. Comunque sì, se li si trova isolati, bene. Altrimenti la cosa diventa un po' più problematica. Però sono molto, 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 molto veloci nei movimenti e ho pure fame. Sono molto veloci come creatura da trasporto. Ok, coccola. Ed elemento. Ok. Ora continuiamo a inseguirla. Qualcuno po potrebbe dire che essendo una doma passiva è menosa. E da un lato è vero, però è comunque anche piacevole non dover stare sempre a fare trappole e cose simili per ogni singola cosa immaginabile. Cioè è un po' un cambio di... come si dice? Di... È un cambio di ritmo, diciamo, che non è una brutta cosa, proprio per niente. Ok, perfetto, ti sei calmata. Coccola. Si può tranquillamente spammare triangolo. Aia. Ah, sì, se gli stai vicino al muso loro cercano di giocare. Aia. Dai, 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 dai. Oh! Ah, già, è vero. Ogni volta che domi per la prima volta una delle creature di Genesis 2, hai il bonus e punti esperienza.
Ok, allora, dove sta? Dove sta? Ah, perfetto. Allora, togliamo questo. E facciamogli un giro. Ah, è con L3 che si va in modalità jet. Poi con L2 decidi la velocità e il non. Quanto sono veloci. Sì, gatto, scusa. Allora, L2 se lo tieni premuto è il missile a ricerca. Togliti, gatto. Proviamolo un secondo su di... te. 250 danni. Invece L2 normale e il e la laserata. Poi ah, sì, i comandi sono gli stessi. Premi della missione. Premi rapidamente lo stick analogico sinistro, a destra, a sinistra per fare il barrel roll. Poi vediamo un po'. L1, R2. Ah, R2 è la granata che non ho. Ah, questo lo fa premendo R3. Cioè, se tieni premuto, passi dalla modalità jet alla modalità normale. Se lo premi una volta. Ah. Poi sì, L2 non fa niente. Questo aumenta o riduce la velocità a seconda. Ok. Domarne altri sarà menoso, però così ricordiamoci di mangiare. La cosa carina di questi affari qua è che sono davvero veloci. Ok, va bene, va bene, va bene. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Ecco, in braccio. Basta che non mi mordi il controller. Cioè, guardate quanto si muovono veloci già così. Ovviamente, facendo attenzione. Cavolo, è successo? Ah, sono andato a sbattere perché sta caricando il mondo. Non sta solo caricando il mondo, sta anche caricando la zona. La nuova zona spaziale. A proposito, fammi un attimo. È quasi ora. A proposito di zona spaziale, fammi vedere cos'è. Che poi, come vedete, quando non sono in modalità jet, sono de decisamente lentucci. Esattamente come l'Astrocetus. Non sono molto veloci. Però la modalità turbojet rende la. Voglio uscire dalla modalità turbojet, grazie. La modalità turbojet rende la cosa molto più. Ok, non si riesce a vedere niente in. Ah! Quando se vai in prima persona mentre sei con il. In modalità jet ti mette proprio all'interno della cabina di controllo, di una cabina di comando. Oh, ma che cosa fantastica! Ok, però c'è una cosa che devo farvi vedere, se ci riesco. Perché gli stessi potenziamenti, o almeno uno dei potenziamenti, che compare anche durante le missioni di con appunto l'Astro Delphis. Beh, perché ti.
mi smonti ogni volta che provo a uscire da... No. Sì? Ok. Ok. Perché mi smonti ogni volta che esco dalla zona spaziale? Va bene. Ok. Allora. Puoi... Basta, 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 basta. Aia. Perché continua a distrarmi, Gaia? Fai un attimo la brava. Allora, puoi... Devo trovare un buon esempio. Ah, ecco qua. Allora, se... Non è co... Ah, sì. Questo è il potenziamento, aumenta la velocità e aumenta il danno. Infatti, ho ammazzato il triceratopo, un ulteriore potenziamento, adesso faccio ancora più danni. Cavolo, 200. E se non sbaglio... Questo bonus continua ogni volta distruggerò, che ammazzi roba. Ah, ecco, mi sembrava strano di non riuscire a pigliarti. Vediamo un po' se riesco a farti il colpo in testa. Ok, sono riuscito ad ammazzarlo e infatti... Uff! Ah, che gran cosa. Per il resto l'Astrodelphis è una creatura carnivora, quindi basta semplicemente dargli da mangiare qualcosa tipo questa carcassa che ho appena ammazzato. L'unica cosa è che fa decisamente pochi danni. Fa pochissimi danni quando non è in modalità jet. Il suo unico utilizzo in pratica è appunto fare da jet, come si può vedere adesso. Cioè, vedete, ok che questo era un livello basso, ma 44 danni non è proprio l'ideale. Sono solo da trasporto. Oh, mi domando, perché mi fai così? Sta a vedere che mi fa così perché tecnicamente non ho il tecgramma per poter usare la sella. Perché in teoria questo tecgram, questa sella, a proposito, è uno dei tecgrammi che si imparano. Però ora ti metto solo qui. Oh, ma che bella animazione! Che gira su se stessa e poi ci sono i cuorcini. Mio Dio, quanto odio il mio internet che mi fa laggare la qualsiasi, anche se questa mappa è molto laggosa, per questo sono restio all'idea di venire a far qua la mappa. Ma la base. Ma e qui Genesis parte 2. Ecco qua. Cioè, in teoria la impari a livello 120 ed esattamente come tutto il resto della roba tech, anche se la raccolgo e ho trovato un po' di cose ni tech niente male, per esempio ho trovato delle belle pistole facendo i drop, perché a sto punto finché sono qua raccolgo materiale.
E come potete vedere, infatti, non la posso equipaggiare, per quanto ci provi. Il che è un po' un peccato, perché le pistole tech sono buoni e sto avendo problemi a livellare. Però, sì. Più che altro, una cosa che a sto punto voglio è. Visto che sono a livello 94, voglio arrivare a livello 96, così da poter fare i proiettili narcotizzanti elettrificati, questi qui, e avere un'altra sella per giga, anche se adesso per fortuna sono riuscito a trovarne una, e anche la sella per Magma Sauro, non è una brutta cosa, così da potermi dedicare a fare dome. Voglio domarmi delle creature da boss, probabilmente dei Rex, qualcosa di davvero cattivo, e iniziare effettivamente a fare boss. E se li trovo, anche qualche altro giga, così da poter poi affrontare i titani. Perché i titani sono. È meglio affrontarli con i giga, perché la quantità di danno che fanno è davvero a un altro livello. Quindi sì, una volta lì dovrò anche cercare. A quel punto potrò livellare ammazzando cuccioli, cosa che al momento potrei fare solamente con i. Mio Dio, che spavento! Sento che tu fai dei rumori bruttissimi. Solo con i cuccioli di viverna. E in effetti. Aspetta, aspetta. Che. Vieni un attimo qua. Perché. A te. Mi fai comodo. Perché ti posso. Molto facilmente. Posso. Usarti per rubare le uova. Visto che sei così maledettamente veloce. Anche se sei un po' una menata da parcheggiare. Però può essere un'idea. O meglio, più che te, qualcuno della tua. Ok, no, come non detto. Il fatto che mi faccia questi scherzi non è. Ecco, adesso vai veloce. Non è proprio. A me lo fa ogni volta che cambio bioma? O c'è un. Qualche altra ragione per questo? Perché questo è un qualcosa che mi confonde e mi preoccupa. Il che è un peccato. Mi dispiacerebbe non poter utilizzare gli astro. Facciamo un attimo che vieni qui. E mi occuperò di pensare ad altro con te più tardi. Che adesso voglio solo vedere se qua c'è finalmente la polvere d'elemento. Perché a sto punto la quasi quasi quella piccola base che ho fatto lì su dove avete visto la tengo solo come base da crafting, dove vengo qui, visto che molte risorse si trovano qui abbastanza facilmente, vengo qui, faccio le risorse che mi servono per craftare le cose grosse. E poi me le trasporto nelle altre mappe. Specialmente le cose che riguardano elemento. Eh sì, qui farò così. Ma intanto. Voglio un attimo. Che continuo a parlare, controllare. Oddio, quanto mi lagga questa mappa. Odio l'internet che ho qua. Non so se finalmente polvere. C'è. Oddio, sì, che culo. Ok, va bene, allora mi dedicherò a raccogliere un bel po' di polvere d'elemento col mio nuovo Strider.
Poi magari se ne trovo uno carino, uno carino, uno che abbia dei livelli un po' meno da schifo. No, che non posso perché visto la quantità di missioni che sono riuscito a fare, posso solo domare fino a livello 30, forse 36. Però sì, tanto questi li ho già fatti vedere. Al limite poi ve ne faccio vedere uno. Adesso mi metti così, mi ci metto a raccogliere polvere d'elemento. E niente. Direi che l'unica cosa da pensare al momento. Quindi, che altro posso fare in questo episodio? Beh, adesso mi dedico a ricominciare a farmare. Ma visto che questo episodio è cortino e probabilmente ci aggiungerò qualcosa, vedremo se trovo qualcosa di carino da fare per il resto del. Non è che ne raccogli molta, ce n'è proprio poca di suo, però mi serve. Forse per la polvere d'elemento faccio prima di andare su Extinction. Oh mio Dio, sì, decisamente. Non ne vale minimamente la pena. Ok, quindi informazione per tutti. Volete la polvere d'elemento? Andate su Extinction a farmarla. Lì è assolutamente necessario. Ma vedremo un po' che cosa potrò fare, perché a sto punto, visto che sono qui, mi posso dedicare a cercare di farmare altre risorse, altri materiali. E magari mi faccio un mech, mi faccio un enforcer se ne trovo uno di buon livello, mi faccio un po' di altre cose tech finché posso, almeno quelle che posso fare. Ok, si sta facendo buio e ho notato che ho bisogno di una tonnellata di risorse e non faccio in tempo a preparare il video. Quindi, visto che ho trovato un altro Strider con la faccia da raccolta, vi faccio vedere com'è che si doma. Allora, mangia mutagel. Dopodiché devi rear right. Questa qua ti avvicini. Quando te lo dice, bisogna premere R2 con il giusto tempismo. Perfetto. Affinità guadagnata. Deve muoversi un po', però il trucco qua è restargli in groppa. Così puoi vedere tranquillamente quanto deve muoversi, se puoi fare quello che devi fare e tutto il resto. E un 24 con i miei ratio e la miseria, 37%. Sì, deve allontanarsi da dove gli ho fatto la doma, quindi potrebbe volerci un po'. Però ne vale la pena per gli Strider. Se trovo un altro paio di torte, quasi quasi ci faccio un pensiero. Ho così tante cose da fare in questo gioco che non ho più il tempo col lavoro. Allora, left hip. Allora, come potete vedere, vo vogliono il mutagel solamente all'inizio. Poi non serve più. E non ne vogliono neanche molto. L'unica cosa che davvero rompe le scatole è che vogliono, per essere domati, un numero di missioni completate. Purtroppo sì. Quella è l'unica enorme pecca di questi affari qua. Ma ne vogliono un bel po'.
Però tu ti sarai pronto decisamente presto, infatti. E voilà. Voilà! Perfetto, un altro Strider. Allora, qual è? Ah, eccolo qua. No, tu sei quello con lo scudo globale, ok, va bene. L'altro che ho è quello con lo scudo direzionale. Allora, gli Strider hanno due possibili attachment, due possibili equipaggiamenti, uno sulla testa e uno sul corpo. Sulla testa possono avere una torretta laser, la mining drill così, e un impulso sonico che disabilita i ruggiti, quindi i ruggiti di mammut, tirannosauri, gli tiranni, shadow main, tutte queste cose qua diventano inutilizzabili. Sul corpo possono avere le sacche da trasporto che si collegano alle tue mining drill manuali, e le risorse che raccogli te vanno direttamente nel loro inventario, molto comodo, e dimezzano il peso di tutto quello che si trova nell'inventario dello Strider. La combinazione sacche di trasporto e mining drill è la migliore combinazione è la migliore creatura da raccolta di tutto il gioco. Poi c'è lo scudo direzionale, lo scudo multidirezionale che è quello che ho adesso, e via. E il cannone. Non è moltissima roba, sono solo 7, però sono cose davvero utili e soprattutto raccolgono e li si può collegare con gli storage dedicati tech. Se sono collegate a uno storage dedicato, raccolgono solo i nodi con la relativa risorsa. Per esempio, io ho tre storage al momento, uno con la polvere d'elemento, uno con la frammento di elemento e uno col metallo. Prima avevo impostato l'altro Strider che fosse legato solo che fosse linkato allo storage di metallo e raccogliesse solo pietre o cose che danno metallo. E solo quello, non raccoglie alberi, non raccoglie cespugli, raccoglie solo pietre e rocce metallifere. Infatti non raccoglie neanche tutti i nodi di ossidiana, perché alcuni nodi di ossidiana non danno metallo e vanno raccolti col dedicuro invece che con l'anchilosauro. Sono il metodo migliore per raccogliere enormi quantità di una singola risorsa, perché gli storage dedicati tech possono accumulare svariate centinaia di stack di un. Lì c'è un altro Strider. Ah, 60. Oh, ma è perfetto! Cavolo! Ecco, questa è la combinazione perfetta, se vedo bene. Sì! Cavolo! Questa è la combinazione perfetta, anche dei bellissimi colori. Quante missioni altre dovrei fare per riuscire a. Altre 7 missioni! La miseria, non ce la farò mai, non con tutto il lag che ho.
che ho a disposizione, che ho. Però forse qualcosa riesco a farlo. Penso almeno 4 di riuscire a farle una volta che ho qualche creatura extra. Le missioni di caccia. E penso di poter fare almeno le versioni base delle missioni di cattura. È un altro strider di livello 60. Ok, vedrò di dedicarmici a quello, intanto che porto questo alla base così da poterlo linkare a uno storage e poter fare poi altri storage, perché qui la cosa ideale è prendi lo strider, lo linki allo storage e poi quelli con le risorse necessarie li lasci lì vicino alla zona spaziale e quando c'è la relativa risorsa, vai in giro a raccogliere la suddetta risorsa con lo strider specifico. C'è il cristallo, raccogli il cristallo con lo strider che va direttamente nel deposito tech. Il problema è che servono 6 o 7 strider, il che non è facile, che poi dipende anche dalla risorsa. Però diciamo che alcune risorse, visto che si trovano insieme nello stesso nodo, le puoi fare insieme. E poi ci sono le risorse base come pietre o legna o simili, che allora ti tieni lo strider vicino alla base. Sono qui perché sto cercando di arrivare in base per farvi vedere com'è che funziona il linkaggio. Mi sa che questa parte ve l'accelero un po' perché è davvero lunghissima. Una pecca degli strider è che sono lenti. Alleluia, ce l'ho fatta. Allora, dicevo, lì ho i miei 3 storage. Vediamo un po'. Allora, tieni premuto triangolo, dedicated storage transferred, link to the nearby dedicated storage, metallo. Adesso, come potete vedere, non sta raccogliendo niente, eccetto le rocce. Il metallo viene immediatamente rimosso, come si vede lì di fianco. E tutto il resto invece resta nel mio inventario, ma come potete vedere nel mio inventario ho solo pietra e selce. Raccoglie molta più pietra che selce. Però come potete vedere tutto il metallo se ne sta andando dall'altra parte ed è una tonnellata di metallo, francamente. E potete tranquillamente andare avanti finché avete carica e peso. Ovviamente più peso avete, più materiale extra potete trasportare ed è il motivo per cui quegli affari con le sacche sono un'ottima cosa, perché trasportano il doppio di quello che sembra. Sono davvero molto utili. Inoltre, se hai questo, un attimo prendere. Porca la miseria. Olè. Ah, ok, non me lo fa fare con questo perché è vuoto. Ecco, ok, prendiamo qua la polvere d'elemento, la metto nel suo inventario. Trasferiamo pure tutto, aveva già preso tutto. Allora, se io premo Dedicated Storage e Transfers Item, vedete? Dice che ha trovato due dedicated storage nei paraggi che accettano le risorse che lui ha nell'inventario. Quindi, trasferimento completato.
non ha più la polvere d'elemento e i frammenti d'elemento perché sono entrati all'interno dello storage 77 e 422, esattamente con quelli che avevo preso. E questo vale per ogni cosa. Vale per... Ferma Isabella. Ferma Isabella. Ok. Vale per ogni risorsa e ogni oggetto, perché tutto quello che non ha un tempo di marcimento, tutto quello che non marcisce, come per esempio la carne, il metà, il polimero organico, le bacche, può essere messo all'interno degli storage tech, il che è meraviglioso perché ti permette di raccogliere quantità assurde di materiale. Qui per esempio ho 80.000 unità di metallo e ne avevo di più perché ho riempito l'intero fucile industriale e adesso qua ho una quantità ridicola di metallo, il che è assolutamente meraviglioso. Non vedo l'ora di trasferirmi almeno uno di questi due, se non tutte e due, su Ragnarok. Però sì, devo Ready when you are. Viola, altro metallo, altro elemento. Dedicated Storage Transferred Link frammento d'elemento. E adesso posso andare a farmare ancora più elemento. Cosa che è relativamente poco utile perché non. Cioè, è lunghissimo riuscire a trasformare l'elemento in polvere d'elemento. E qui ne ho già alcune centinaia. Però sì, come potete vedere qua, non qua, veicoli. Vuole una tonnellata di polimero il mech. Una tonnellata. E il modo migliore per fare il polimero è ovviamente prendere il polimero organico dalle mantidi che sono nella zona di Rockwell. Il problema è che questa mappa mi lagga in una maniera che è a dir poco ridicola, presa dalla mia connessione dello schifo, quindi non è proprio l'ideale. Però potrei considerare l'idea, anche se preferirei andare su Extinction e farmi lì le cose, quindi mi dedicherò a fare altri replicatori tech e poi portarmeli in giro nelle varie mappe dove mi possono servire. Tu sei nuovo. E niente, tu fai schifo. Ok, allora abbiamo il delfino. Vi ho fatto vedere come si fanno gli Strider. E direi che adesso ci possiamo salutare. Purtroppo il lavoro mi occupa una quantità di tempo disumana, per ovvie ragioni, quindi sto avendo problemi a registrare e a registrare come e quanto vorrei, con la qualità anche che vorrei, però conto, appena ho finito qui questa sessione di raccolta risorse come cavolo si chiama? Genesis 2, di ricominciare con della roba un po' più decente. Soprattutto, appena sono salito a un livello adeguato, voglio fare una mega doma di tutti i Rex possibili e immaginabili. Voglio prenderne una ventina e grazie a quelli voglio riuscire a fare dei mega Rex da guerra. Dei Rex normali, però. Potrei farlo con i Tech Rex, mi sembra di averne visto proprio su questa mappa un 216, che fa sarebbe fantastico, ma preferisco a sto punto farlo con i Rex normali, che sono più semplici da trovare. Detto questo, sapete le solite cose, like, subscribe, le solite storie, e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!